Ciao a tutti! Con il nostro progetto di oggi vedremo come fare del riciclo creativo creando delle decorazioni per l'albero di Natale partendo da rotoli di carta igienica. Quello che ci serve sono rotoli di carta igienica, una pinzatrice, un paio di forbici, qualche mollettina per tenere fermo il lavoro. Per prima cosa dobbiamo iniziare a tagliare a strisce della stessa larghezza il rotolo di carta igienica. Per facilitare il compito, pieghiamolo a metà, tagliamo la prima striscia e poi usiamola per fare la misura di tutte le altre. Potete fare così un po' a occhio oppure potete farlo utilizzando una matita. Con la matita segnate il rotolo di carta igienica in questo modo, posizionandolo continuamente. E procedete a ritagliare. Per fare la prima stellina ci serviranno 6 pezzi che dovremo unire al centro. Per farlo possiamo utilizzare due metodi: o la pinzatrice, che ha il pregio di essere veloce ma il difetto che poi i punti si vedono; in alternativa usiamo la colla. Quindi prendiamo la nostra colla vinilica, uniamo le due estremità e teniamo fermo con una mollettina. Mentre asciugano, vi faccio vedere come fare con la pinzatrice. Prendiamo 6 pezzettini e uniamoli come abbiamo fatto prima, ma semplicemente lo faremo in questo modo. A due, quindi utilizzando ancora la pinzatrice andiamo a fissarli. Lo stesso procedimento lo useremo per i pezzettini che stiamo incollando. Come vedete, la colla ha già preso, non tirate troppo forte se dovete provare perché non è ancora completamente asciutta, quindi potrebbe staccarsi, però a questo punto possiamo iniziare a formare la stella andando ad unire ogni pezzo. Fissiamo ancora con la mollettina, cosa che faremo anche da questa parte. Lasciate asciugare bene e poi attaccate un cordino che serva poi per appenderlo. Usando la stessa tecnica che abbiamo visto prima, ho preparato questa stella che ho unito con la pinzatrice. Prima di ritagliare il rotolo di carta igienica, cosa ho fatto? L'ho ricoperto con delle washi tape di questo tipo, che ho usato poi da guida per tagliare la carta igienica in strisce della stessa larghezza. Le ho unite appunto con la pinzatrice e ora andrò a colorare l'interno di rosso. Colorare di rosso si copre anche il punto della pinzatrice, che quindi non risulta più, non dà più quell'effetto così antiestetico. Potete fare un'altra decorazione molto carina unendo dei rotoli di carta igienica che piegherete a metà in questo modo. Quindi dapprima lo piegherete a metà schiacciandolo e poi a metà nel senso dell'altezza. Avrete ottenuto una forma di questo tipo. Piegate altri 3 rotoli nello stesso modo e uniteli con la pinzatrice. Quando unite con la pinzatrice, non unite solo in cima, ma andate anche un po' più a fondo, perché altrimenti rimangono aperti. Quindi dopo aver fatto il primo giro e aver unito tutti e 4, andiamo anche un po' più a fondo. Ora
cercate di gonfiare un pochino in modo che si aprano. Pinzate anche gli estremi che non avevamo ancora unito. Per gli ultimi due pinzate a fondo, perché in cima faremo due buchi con la buca fogli che ci serviranno poi per far passare il nastrino per appenderlo. Fate il primo buco e poi usatelo come guida per fare in corrispondenza anche l'altro. Come vedete sono bucati perfettamente. Ora potete prendere il nastrino, io ho usato un pezzo di spago lungo circa 25 cm che poi ho ripiegato a metà, gli ho fatto un nodino e lo farò passare nei fori annodandolo in questo modo. Ora possiamo procedere a dipingerlo. Dipingerò di rosso, ma voi potete farlo del colore che preferite. Magari evitate il verde, perché se lo appendete all'albero il verde poi non risalta. Aver colorato di rosso tutto l'esterno, ho deciso di dipingere con il colore acrilico anche l'interno e l'ho dipinto di bianco. Ora andrò a rifinire la mia decorazione natalizia aggiungendo questo fiocco con questa decorazione. Io spero tanto che il mio video di oggi vi sia piaciuto, se fosse così vi invito a lasciare il vostro like, il vostro commento, se volete potete anche condividere il video ed iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!